Cari amici, il governo ha già deciso, un nuovo lockdown è inevitabile. Hanno anche già la data del nuovo DPCM. Il 9 novembre chiuderanno tutto, lasciando aperte fabbriche, scuole materne ed elementari, aziende agricole, negozi alimentari, farmacie ed altri esercizi che vendono beni essenziali e torneranno le autocertificazioni obbligatorie. Ma se la curva dei contagi dovesse impennarsi, la misura potrebbe scattare prima. A nulla evidentemente sono servite le proteste che si sono svolte in tutta Italia. A nulla la rabbia e la disperazione delle partite IVA alla fame da mesi. Questo è un breve video da Verona di due giorni fa. Senza contare che in alcune regioni di fatto la libertà è già stata soppressa. Per esempio, in Liguria sono vietate le manifestazioni anche in forma statica e a Genova c'è il coprifuoco dalle 21, con multe fino a 1000 euro per chi verrà trovato in giro per la città senza un valido motivo. Si potrà uscire per andare in esercizi commerciali aperti dopo le 21, supermercati e farmacie in particolare, per andare a svolgere attività sportiva tipo jogging, oppure per andare a trovare parenti o amici. Per il resto si rischia la sanzione amministrativa. Non ci sarà nessuna tolleranza, invece, per chi si fermerà a parlare per strada o darà vita ad assembramenti. In altre parole, se si viene sorpresi per strada a parlare con qualcuno dopo le 21, la multa è certa. Ma vi rendete conto? La vedete la chiara intenzione di sopprimere ogni forma di socialità e socializzazione? Vogliono dividerci, rinchiuderci, stanno spargendo terrore per confondere gli italiani e metterli l'uno contro l'altro. E il guaio è che l'opposizione è ugualmente responsabile e, purtroppo, chiaramente complice. Salvini, se serve sì a lockdown, ma farò di tutto perché non ci sia. Ma siamo davvero in una situazione così tragica? Secondo le immagini che arrivano dagli ospedali, 20 video li abbiamo visti ieri e tra poco ne vedremo altri, si direbbe di no, ed anche secondo alcune voci autorevoli. Ospedali lombardi al collasso? I video mostrano un'altra realtà. Il sindaco di Milano, Beppe Sala. Al momento abbiamo 80 pazienti intubati a Milano e 201 in Lombardia. Ad aprile erano oltre 1500. Alberto Zangrillo, primario dell'ospedale San Raffaele di Milano. Sono tutti codici verdi quelli che entrano in area ricovero. E c'è un dato, ed è quello più importante. Il 65% delle persone che si presentano nei nostri pronto soccorso vengono dimesse entro le 9 ore. La situazione è ben gestita dalle regioni di riferimento, in cui si sarebbe potuto fare meglio e di più sul territorio. Anche nelle altre zone della Lombardia, il numero dei pazienti ricoverati in ospedale non tocca i dati della scorsa primavera. Il direttore del reparto di malattie infettive del Papa Giovanni di Bergamo, Marco Rizzi. I numeri dei positivi sono cresciuti da agosto, ma non in maniera esplosiva. Il direttore del Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Area Critica, Luca Lorini, precisa come si tratti di dati lontani da quelli dello scorso marzo, tenendo però conto che allora non si facevano i tamponi se non ad alcune categorie. Le persone che arrivavano in ospedale e avevano bisogno di terapia intensiva erano 5-10 volte più di oggi, perché adesso i medici riescono a prendere i pazienti prima. Bene, adesso passiamo alle immagini girate in alcuni ospedali e pronto soccorso di Napoli, Avellino e Roma. Il video dell'ospedale Gemelli è stato pubblicato dalla pagina Facebook Fronte Sovranista. Comunque, nella descrizione del video, come sempre, trovate tutte le fonti.
Allora, 29/10/2020. Ecco qua. Queste sono le tende per gli ammalati di Covid. Ce ne sono talmente tanti di ammalati. Ecco. Tantissimi, mamma mia. Tutti a terra, stanno morendo. Questo per il lockdown. Lockdown. Cretini. L'emergenza, ospedali pieni. Pronto soccorso di qua. Ecco qua, mamma mia, quanta gente, povera gente. Povera gente. Questa è l'emergenza. Tutti malati. Tutti. Ospedale San Paolo fuori grotta, Napoli. Continuiamo. Ok. Questa è l'entrata, il pronto soccorso. Ecco qui, ecco. Ad ambulanze, gente che sta malissimo, e non si capisce niente, troppo. In diretta dall'ospedale, dal policlinico Gemelli di Roma, che ha un reparto Covid, anzi un'ala dedicata al Covid. Ecco qua, percorso protetto. Ecco questo è la sala d'attesa Covid. Vediamo quante persone ci sono. Nessuna, non c'è nessuno qui ad aspettare. In attesa. Il pronto soccorso è praticamente vuoto. Ecco qua. Le ambulanze, come potete vedere, sono ferme lì. Tutta questa emergenza di cui parlano, almeno nel Lazio, non mi pare che ci sia. Sono qui ferma. In attesa che arrivi qualche ambulanza che porta qualche malato di Covid. Insomma, in teoria dovrebbe passare da qua. Questa è l'area Covid. L'ingresso protetto Covid, invece lì c'è il pronto soccorso normale. Comunque non arriva un'ambulanza manco a pagarla oro, direi. Vediamo se l'emergenza di cui parlano
è così disastrosa negli ospedali. La situazione è tranquillissima. Tra l'altro, appunto, queste ambulanze sono proprio quelle utilizzate per prelevare malati Covid. Vedete? Ecco qua, veicolo speciale ad alto biocontenimento. E se ferma qua? Se fosse così grave la situazione, queste ambulanze dovrebbero essere in giro per tutta la città. E invece... ecco qua, io sono qua in attesa, vediamo un po'. Non in tutte le città c'è il caos. Beh, nel Lazio continuano a dire che è una delle città con il più alto numero di ricoverati. Al momento non mi sembra, non si muove una foglia. Ah, non si muove davvero una foglia. Percorso protetto. Vediamo. Rientriamo nell'area di attesa. Questa è l'area attesa. L'attesa Covid. Arrivata un'ambulanza. Vediamo, non ce la fa più, non ti credo. C'è un signore anzianissimo, ci avrà 90 anni, non lo so, vabbè, non posso riprendere. Scusi, posso chiedere una cosa? Quante persone avete portato oggi qua? Oddio, io è il primo? No, volevo capire quante persone sono ricoverate, per esempio. Lei però è la prima persona? Ah, forse chiedo al signore che lo sa. Mi scusi, quante persone sono state ricoverate oggi? Quante persone sono state ricoverate oggi qua? Non lo so. Non lo sa? Che vuol dire? Quante persone avete? Non posso nemmeno dire, però. Quante persone avete dentro? Lui mi riprende, però. No, no, non riprende nessuno. Per terra, guardi, sto prendendo per terra, guardi. Non si preoccupi, non si preoccupi. A parte che non si vede, manco, cioè non si riconosce. Neanche sua moglie la riconoscerebbe, cioè. Quindi non si preoccupi. Quante persone sono ricoverate? Che vuol dire, scusi? Come? Non ci dimmi perché l'ha denunciata. Ma guardi, non si vede niente, sta filmando per terra. Non si preoccupi. No, volevo soltanto capire quante persone c'erano nel reparto, il percorso protetto. Non ce lo dicono, ne saranno due, di è. Lei non lo sa. Guarda, non sto riprendendo, perché... Come?
Ma a parte che qua nella sala attesa da Covid non c'è nessuno, quindi insomma ritorniamo qua. Vuoto. Vuota. No, siccome fanno terrorismo mediatico, qua bisogna dire la verità. Cioè. E non si può dire che gli ospedali sono pieni di gente che sta male col Covid quando non è vero. Cioè. Niente, vabbè. Le ambulanze stanno ancora tutte qua. Comunque non vogliono rispondere, cioè non capisco sta cosa. Cioè non ci possono dire quante persone stanno nel percorso protetto. Come? Li ha visto nel Forlanini. Il Forlanini cosa? Li ha visto nell'ospedale Forlanini. Perché è chiuso il Forlanini? Sì, la mole è chiuso. Forlanini che è? Chiuso. La città è chiusa. Ah, l'ospedale Forlanini è chiuso a Roma? Sì. Cioè, quindi è in agip, cioè non si può utilizzare come ospedale? No, chiuso. Potranno avere quasi tanto che devi dire farci normali. Perché devi dire parte, no? E anche tutti i comiti per pagare le visite private. Scusi, ma il signore quanti anni c'ha quello che è entrato? 83. 86? 83. 83. E c'ha la febbre? No. Non c'ha manco la febbre? È positivo al tampone. Cioè, non c'ha la febbre? Cioè, capite che è successo? Hanno portato un signore qua nel percorso che ho detto perché è risultato positivo al tampone. Ma non c'ha la febbre? Allora, cari amici del mio viaggio a New York, sono al pronto soccorso di Avellino già da più di mezz'ora, davanti proprio al pronto soccorso. Da più di mezz'ora, ma non arriva un'ambulanza, non so, per vedere un attimino se arrivano malati da Covid. Se arrivano malati da Covid, sono circa mezz'ora dopo la diretta che ho fatto a casa, ho detto mi vado a fare una cavatina davanti al pronto soccorso di Avellino, però non vedo nessun tipo di, non c'è nessuno, non c'è. No, per capire quanti malati di Covid, quanti arrivano al minuto, ogni mezz'ora. Vedete? Questa è proprio l'entrata delle ambulanze in caso di urgenza. Però sono mezz'ora che sto qua, ma niente. Ambulanze che arrivano con malati da Covid, niente.